Finisce 0-0 il match tra Latina e Monopoli per la 16ª giornata del campionato di Serie C. Prestazione non positiva da parte della formazione biancoverde. Quello che c'è di positivo, naturalmente, il punto portato via da Latina e il fatto che per la seconda partita consecutiva la formazione di Pancar non abbia subito gol. E tra l'altro, proprio in pieno recupero, in 9 contro 11, dopo le espulsioni di Simeri e Bussaglia, Starita ha avuto l'occasione della vita per portare in vantaggio il Monopoli. Monopoli senza De Risio, De Santis, Piccini, Nocchi, Corti ed Ametai. 3-5-2 come al solito schierato da Pancaro, con Simeri e Fella in avanti. Nel primo tempo all'ottavo il cross di Esposito, il colpo di testa di Carletti che termina fuori. Ci prova Viteritti al 12esimo con una discesa, il cross bloccato da Tonti, ma è il Latina a fare la partita. Al 14esimo punizione di Bordin, respinge Vettorel molto bravo. Al 28esimo petto di Fella per Amrili, il destro dell'italo marocchino è ciccato e termina fuori. Andiamo al 36esimo, tiro di Fella respinto sugli sviluppi di una punizione di Manzari. Al 40esimo cross di Fella per Simeri, rovesciata mancata, ma era anche in fuorigioco. Al 42esimo grande occasione per De Santis in acrobazia fuori su punizione di Bordin. Andiamo al secondo tempo, subito dentro Fornaser per Drudi nel Monopoli. Al secondo destro di Dilivio fuori, all'ottavo colpo di testa di Fabrizi con il pallone fuori su cross di Dilivio. Andiamo al 13esimo, insiste Latina, cross di Carissoni, testa di Celli, bravo Vettorella a respingere. 22esimo angolo di Bordin, sponda, ma De Santis è in fuorigioco proprio sotto misura. Nel frattempo nel Monopoli sono entrati Starita e Bussaglia e il Latina fa la partita. Il Monopoli pensa soltanto a difendere. Al 37esimo ci prova Viteritti con un sinistro che termina al lato. Al 40esimo il Monopoli termina in 9 in 10 uomini per l'espulsione di Simeri per doppia ammonizione per un fallo a centrocampo. Al 43esimo punizione di Viteritti, ma Starita è in fuorigioco, aveva provato anche la rovesciata. Il Latina si spinge in avanti. Al 46esimo angolo di Bordin, testa di Fabrizi, pallone a lato, poi viene espulso anche Bussaglia. Monopoli che rimane in 9, ma in 9 contro 11 parte un clamoroso contropiede di Starita che si fa 60 metri con il pallone al piede, entra in rigore, cerca la conclusione e il pallone viene respinto in extremis da Tonti. Finisce dunque 0-0, secondo risultato utile consecutivo per la formazione biancoverde, che deve però certamente migliorare dal punto di vista del gioco.